Ciao a tutti e benvenuti. Oggi realizzo questo splendido medaglione realizzato senza fustelle e con poco. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di seguirmi su tutti i miei social. Per realizzare le sagome e modellarle utilizzo due bicchieri di misura diversa. Realizzo due cerchi con il bicchiere più grande. Sto utilizzando due colori di gomma Eva, il colore oro e il colore bianco con brillantini. Sul cerchio di colore oro disegno un mezzo cerchietto e poi lo vado a tagliare proprio in questo modo. Prendo il cerchio di colore bianco e vado a forare il centro con una matita. Prendo una piastra e la metto alla massima temperatura. Metto il cerchio bianco dal lato che non ha il glitter sulla piastra. Lo faccio riscaldare e rimpicciolire leggermente. Quando si è rimpicciolito lo vado a appoggiare sul bicchiere, schiacciando e realizzando un bordo intorno di circa un centimetro. Se alla fine il bordo non risulta preciso, si può sistemare tagliandolo un po' con le forbicine. Ho realizzato due quadrati di 6 cm e uno di 5 cm color oro. Li vado a piegare segnando il centro con delle forbicine. Partendo un centimetro più in là dal centro, taglio il contorno. Piego di nuovo a metà dall'altro lato e faccio lo stesso, realizzando così una sagoma di stella a mano libera. Vado a segnare sempre il centro. Così sono precisa con tutti i quattro tagli. Adesso vado a modellare queste sagome. Utilizzo una piastra e la metto alla massima temperatura. Poggio un petalo per volta e lo vado a pizzicare tirando verso il basso. La seconda sagoma la poggio al lato dei glitter, così i bordi prenderanno una forma diversa. Il petalo lo modello come la sagoma precedente. Preferisco tagliare le sagome tutte a mano libera, senza uso di fustelle. Così il lavoro risulta sempre diverso. Vado a modellare l'ultima sagoma, pizzicando i petali verso l'alto. Prendo 70 cm di merletto e vado a passare il filo sul bordo. In questo modo. Dopo aver passato il filo, lo tiro realizzando un cerchio. Per trovare la giusta misura, vado a appoggiare sopra il cerchio tagliato precedentemente. Vado ad annodare il filo e chiudo il lato aperto con un po' di colla. Vado a appoggiare il merletto sulla sagoma. Lo posiziono e aggiungo della colla.
ne aggiungo poca in modo che non fuoriesca. Sto realizzando questo medaglione con pochi materiali e senza l'uso di fustelle. Aggiungo della colla su un altro cerchio di colore oro e lo vado a posizionare sul lato posteriore del medaglione. Utilizzo questa fettuccia di colore oro. Utilizzo una spilla di quelle chiuse. Aggiungo un po' di colla e vado a fermare il filo. Volendo potete utilizzare anche un ago per la lana. Per prendere la misura del filo vado a girare 6-7 volte intorno al cerchio bianco. Faccio passare il filo nel foro e lo vado a fermare con una punta di colla. Continuo a far passare il filo realizzando dei raggi, stando attenta a non tirare troppo il filo in modo che non si pieghi il bordo. Questo medaglione è un bellissimo pendente per decorare il vostro albero di Natale o altro. Realizzo circa 9 raggi. Con l'aiuto di una pinzetta li vado a sistemare in modo che vanno tutti nello stesso verso. Taglio il filo e fermo con una punta di colla. Aggiungo la colla su tutto il contorno e ne metto un po' anche al centro. Faccio aderire il bordo in modo perfetto e anche il centro. Quando la colla si è raffreddata, procedo ad incollare le sagome del fiore, iniziando da quelle più grandi. Incollo la prima sagoma. Quella successiva la vado ad incollare nello spazio dei petali precedenti. Vado a chiudere con l'ultima più piccola. Nel centro di questo fiore vado ad incollare una perla. Questo piccolo lavoretto è terminato, realizzato in modo semplice e veloce. Se vi è piaciuto mi date un like. Vi ringrazio di aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo.